Dunque, questa mattina continuiamo il ragionamento che avevamo iniziato settimana scorsa con il branch and bound, no, e algoritmi di tipo esplorativo. Ma prima di continuare con le slide, volevo solo, diciamo così, condividere con voi una cosa che ho scoperto 2 giorni fa, venerdì, diciamo, interagendo casualmente su Facebook con quelli del passante ferroviario, con quelle persone. E di fatto ho scoperto che esiste questo standard che si chiama GTFS, che è di fatto il formato che Google usa per pubblicare, per permettere alle agenzie che forniscono mobilità di pubblicare su Google Maps i dati dei propri passaggi e delle proprie tratte. Cioè, quando voi andate su Google Maps e trovate le fermate della metropolitana o degli autobus, arrivano da questo formato qua, che le varie agenzie di mobilità pubblicano e tengono, e devono, dovrebbero, cercano, no, di tenere aggiornato. E non ho avuto tempo ancora per trasformarlo, diciamo, in una libreria o un esercizio che possiamo utilizzare, però è utile vederlo, non sapevo. È un formato estremamente semplice. Se andate a vedere, qua ci sono alcuni esempi, che dice, vabbè, se tu sei un'agenzia e vuoi pubblicare, hai di fatto è una serie di file in formato CSV, quindi è ancora molto molto semplice, no? Basilare. Questo elenca o descrive la tua agenzia, quindi sarebbe AGTT, no? In nostro caso. Elenca l'elenco delle fermate, guardate, non eravamo molto distanti. Stop ID, poi c'è la fermata, stop name, il nome della fermata, descrizione, latitudine e longitudine, URL se può aver senso, tipo di luogo e parent station serve per luoghi in cui hai magari una grande stazione che contiene all'interno, mettiamo, no, che ne so, Torino Porta Nuova, ha sia la stazione ferroviaria che la stazione della metropolitana, che le fermate degli autobus associate. Quindi è l'unico station, no, stazione che contiene al suo interno diversi stop, diverse fermate. E questo c'è un file routes che descrive le linee, essenzialmente, con un ID, nome breve, nome lungo, descrizione, tipo, e i trip sono gli spostamenti, le fermate, no? Sì, le tratte, essenzialmente. Poi ci sono. E fin qua, diciamo, queste sono informazioni che grosso modo già conosciamo, sono un formato leggermente diverso, ma magari la settimana prossima riusciamo a dedicarci un po' di tempo per vedere. E poi ci sono delle informazioni temporali, del tipo gli orari in fermata, cioè quella fermata quando è preso, quali sono i giorni per cui si applicano questi orari, per cui qui dice weekend, weekdays, sabato e domenica ci sono certe cose. Da questa data a quest'altra data ci sono certi orari che si applicano, e vabbè, come si calcola la tariffa. Poi c'è una parte che non interessa molto meno, che sono le shape, cioè come si disegnano, come disegnare il percorso, le frequenze di passaggio e le coincidenze. Informazioni chiaramente più dettagliate, no? Di quelle con cui abbiamo giocato finora, ma non eccessivamente, tutto sommato, cioè non sono molto lontane. Questo è un feed di questo GTFS, no? Google Transfer Feed Specification, che descrive, no, per la rete di trasporto di fatto tutte quelle che sono le caratteristiche statiche. Poi c'è anche la versione real time che aggiunge dei feed aggiuntivi, permettendo di pubblicare dei dati in tempo reale, quindi i dati in tempo reale dei passaggi, a che ora sta passando l'autobus o quella fermata. Chiaramente questo, diciamo, esula abbastanza da ciò che
facciamo noi, no? È anche più complesso, nel senso che sono informazioni più strutturate, perché non sono semplicemente delle tabelle che lì erano rappresentate in formato CSV, potremmo al volo importare in un database e poi andare a interrogare. Questi sono eventi che vengono comunicati in modo asincrono, sta passando, vengono aggiornati in modo asincrono, quindi sono più strutturati come informazione. In questo caso usa un formato di codifica che è un formato di fatto a proprietà annidate, in un certo senso. Stavo per dire JSON perché gli somiglia, ma non lo è in realtà. Di tutto questo, se andate a vedere, ci sono, io ad esempio qua sotto nella sezione community, ci sono diversi link a siti che raccolgono feed, no? GTFS pubblicati dalle varie agenzie, per cui se uno va a cercare, ad esempio sotto, dov'è? GTT, c'è. Per cui tutto ciò che volevamo, io ho provato a guardare, ho controllato qua dentro, qui ci sono i vari aggiornamenti, l'ultima versione è del 4 maggio, quindi relativamente aggiornato, e qui dentro c'è tutta la rete urbana, suburbana e il servizio ferroviario metropolitano di Torino. Se vogliamo sbizzarrirci, su Parigi, adesso non mi ricordo come si chiami la... forse c'è anche... è diviso a pezzettini. Quindi questi in realtà sono link non sempre ufficiali, no? Nel senso che raccoglie dei feed e li pubblica su questo sito. Poi potete andare a cercare sui siti della mobilità effettivamente i feed ufficiali agganciarvi a quelli, no? Quindi interessante da un punto di vista il fatto di poter giocare con dei dataset i più diversi possibili, dai più piccoli ai più grandi, tutti nello stesso formato. Questa è la forza della standardizzazione, no? Tutte queste agenzie, che sono di mezzo mondo, hanno deciso di pubblicare i propri dati in forma aperta, pubblica e in formato uguale per tutti. Ovviamente, il motivo è per poter essere pubblicati su Google Maps, è un motivo ovviamente di mercato, no? Di opportunità. Però noi, diciamo così, ne beneficiamo indirettamente perché a questo punto volendo possiamo giocare con cose molto più ampie. E tutto sommato a costo zero cambiare, se adottiamo questo formato, cambiare da un formato all'altro. Io non ho ancora guardato questa parte qua sui tool, ci sono anche delle librerie già ovviamente che sono in grado di leggere questi formati. Non ho ancora avuto tempo di guardarlo, mi sono ripromesso di farlo nei prossimi giorni. Adesso non voglio fare un corso intero sulle mappe o sui trasporti. Però in termini di dati ce n'è effettivamente più di quanti riusciremo a digerire. Ok, chiudo la parentesi informativa e riprendiamo invece la nostra chiacchierata, no? Sugli algoritmi, poi cercheremo poi di applicarli, di scegliere un problema che sia, no, affrontabile attraverso queste varie tecniche e vedere quali possono essere diversi risultati che si ottengono. Allora, giusto per ricordarci cosa è successo una settimana fa, parlavamo di algoritmi di tipo branch and bound, cioè come fare a livello di ricerca ricorsiva a limitare lo spazio di esplorazione, quindi limitare il numero di chiamate ricorsive di fatto, senza perdere l'esattezza dell'algoritmo. Poi ci sono altre tecniche, tra cui la greedy che abbiamo già sentito citare a proposito dell'algoritmo di Dijkstra, che invece sono una famiglia di tecniche in cui si accetta di non trovare la soluzione ottima. Tutte queste tecniche, di solito, nella classificazione che avevamo fatto la settimana scorsa, si applicano ai problemi di ottimizzazione, non quelli quasi mai ai problemi di ricerca. Cioè un problema di ricerca, la soluzione o ce l'hai o non ce l'hai.
O c'è o non c'è. È difficile che in un problema di ricerca ti possa accontentare di una quasi soluzione, di una cosa che gli somiglia, che forse non è troppo lontano. Non ce l'hai, punto. No? Se devi prendere un volo, se la coincidenza c'è o non c'è. Non è che, se non c'è, non è che dici sì, però sono andato da un'altra parte, riesco ad arrivare, non alla mia destinazione. Mentre invece sui problemi di ottimizzazione c'è molta più flessibilità, proprio nel problema in sé. Nel senso che se io so che c'è un percorso, c'è una soluzione che mi permette di arrivare in 3 ore e 10, il fatto che ci sia una soluzione diversa che mi permette di arrivare in 3 ore e 07, tutto sommato potrebbe essere trascurabile. È chiaro che se fosse da 1 ora e mezza mi farebbe la differenza. Però sui problemi di ottimizzazione dove ho una funzione di costo da minimizzare, posso giocarmelo questo. Se è un algoritmo più semplice, più rapido e mi dà una soluzione comunque accettabile, comunque buona, forse, speriamo, vicino all'ottimo, potrei accontentarmi. In un algoritmo di ricerca è molto più difficile, no? Allora, nel caso di... andiamo all'estremo opposto, no? L'estremo opposto rispetto a un algoritmo ricorsivo. L'algoritmo ricorsivo cosa fa? Costruisce, sono tutti gli algoritmi costruttivi, no? Quelli che abbiamo visto, costruisce un passo alla volta la soluzione e ogni volta che fa un passo guarda quali sono tutti i possibili passi successivi e li prova uno a uno. Il branch and bound è un pochino più furbo, nel senso che prima di provare a fare il passo successivo gli dà un'occhiata per essere sicuro se sta facendo un passo palesemente inutile. Ma in ogni caso li prova tutti quelli che non sono palesemente inutili. Allora, l'estremo opposto qual è? Io faccio sempre un passo alla volta, ma ogni volta che mi trovo di fronte a una serie di passi possibili, ne scelgo uno. A priori. Fine. E lo faccio. Non li provo tutti, ne scelgo uno. E fatto quello non torno più indietro. Questa è nell'anima l'essenza degli algoritmi di tipo greedy. Negli algoritmi greedy significa avido, no? Tirchio in inglese. Una cosa che vuole, una persona che vuole la prima, vuole tutto subito. Quindi questo fa questo algoritmo, cerca subito di prendere quello che trova. No? Non sto a cercarli tanto, c'è una cosa la prendo. Io nel caso arraffo. Poi se pensandoci di più, lavorando di più, avrei potuto arraffare di più, vabbè, però nel frattempo, no? Meglio poco e subito che forse tanto dopo. No? Questa è la logica di funzionamento di questi algoritmi. Allora, formalmente gli algoritmi greedy cercano di fatto degli ottimi locali, sperando di trovare una soluzione che sia globalmente ottimale. Allora, ricordiamoci ancora, visto che è lunedì mattina, la differenza che avevamo dato nella definizione di ottimo e di ottimale. Ottimo era effettivamente il massimo raggiungibile, ottimale è una soluzione sufficientemente buona che non sia ulteriormente migliorabile senza cambiare completamente tecnica, quindi che con la tecnica attuale non sia migliorabile. Allora, cosa fa l'algoritmo greedy? L'algoritmo greedy innanzitutto cerca delle soluzioni localmente ottime. Localmente vuol dire con una strategia di ricerca che non vada a spaziare tutto lo spazio di ricerca, ma solamente un vicinato, un insieme di soluzioni vicine. La speranza è che cercando di migliorare, di ottimizzare senza spostarsi troppo, senza esplorare troppo, perché altrimenti staremmo facendo una ricerca esaustiva, di trovare delle soluzioni che localmente sono ottime e che magari forse non siano troppo vicine, troppo distanti dall'ottimo globale. No, ma l'ottimo globale non ce l'avremo mai, per cui lo chiamiamo soluzione ottimale a livello globale solamente. Questa tecnica io la chiamerei miope, no? Short-sighted. È una tecnica che non cerca di guardare più in là del prossimo passo. Ogni scelta che viene fatta in un passo non viene mai riconsiderata una seconda volta. No? Non c'è backtracking, cioè torno indietro e provo un'altra strada che invece è l'essenza degli algoritmi ricorsivi. Allora, però, per fare dei passi su cui non torno più indietro,
Non conviene sempre scegliere a caso. Devo avere un qualche cosa che mi guidi nei passi che faccio. Cioè, dicevo, io ho una serie di alternative possibili, il prossimo passo devo scegliere tra queste quattro. Sulla base di quale criterio scelgo? Allora definiamo una nozione che qua è chiamata appetibilità o attrattività di una soluzione, che mi dice, cerca di stimare nei vari passi che puoi fare quale con più probabilità, forse è una parola forte probabilità perché è un senso matematico, con quale speranza, direi quasi, fare un passo in questa strada ti porta a trovare una soluzione rispetto a fare il passo diverso da un'altra parte. Questo è un po' quello che cerchiamo di fare. Io qui non posso parlare di funzione di costo, di funzione obiettivo, come parlavamo la volta scorsa, perché la funzione obiettivo, dicevamo, la posso definire una volta che ho la soluzione completa. Io qui le sto costruendo un passo alla volta, le soluzioni. Allora, pensate. Noi facciamo sempre il solito esempio del problema che, perché mi rimane, ci è rimasto qui non saperlo risolvere ancora, il problema del tour del cavaliere, no? Provate a pensare ai percorsi del tour del cavaliere che stiamo costruendo un passo alla volta. E pensate di aver fatto 4 mosse, o 5, su 63, che è la 64, pardon, che è la scacchiera intera. Ho fatto 4 passi, devo fare il quinto. Ma a quel livello lì iniziale, non è che posso dire quanto sono distante o quanto è buona una soluzione piuttosto che un'altra. Cioè, o sono stato talmente cretino di essermi già messo in un angolo dopo 4 mosse, o se no le quinte mosse si somigliano tutte. Sto comunque giocando su una scacchiera che è largamente inesplorata. Non posso ancora parlare di distanza dalla soluzione. Dovrò darmi dei criteri. Non sempre oggettivi, spesso euristici, no? Euristici nel senso di cerchiamo di codificare il buon senso, quello che farei ragionandoci, e dire, vabbè, tra queste scelte possibili scelgo questa piuttosto che quell'altra. Adesso, quello del tutto il cavaliere forse non è l'esempio più, no, adatto in questo caso, perché è un problema di ricerca quello, è un problema nel quale se io sbaglio un passo, il quinto passo, sono fregato per sempre. No, proprio perché in un algoritmo greedy, fatto quel passo non lo cambio, se lo faccio sbagliato sono fregato, quindi in questo caso state pur certi che non arrivate da nessuna parte se applicate un greedy al tour del cavaliere. Però nella ricerca di, penso, dei cammini minimi, in un grafo complesso, magari non ti trova il cammino minimo, ma se il cammino c'è sul grafo è fortemente connesso, no? Pensate al trasporto pubblico, ci sono molte connessioni, per cui io ad ogni volta posso cercare di andare verso la stazione che più mi avvicina. Se voi adesso siamo abituati ad avere tutti i motori di ricerca, perché dici parto da qui, arrivo da là e ti dice anche dove fermarti a prendere caffè, no? Ma senza questo, uno per andare in una città nuova che non conosceva, pensate di organizzare un viaggio, prendete la cartina e dite vabbè, allora da che parte prendo? No? Prendo l'autostrada verso Milano o verso Genova? Dipende, no? Cerco di capire. Se non avessi l'algoritmo che fa le scelte per me, cerco di capire perlomeno la direzione in cui mi avvicino di più. No? Poi magari non trovo la scelta migliore, però con un costo molto basso, locale, no? Riesco a farlo. E quindi è una questione di conoscere il problema e inventarsi delle strategie, non dico risolutive, perché non sempre riusciamo a risolverlo, ma che ci aiutino a trovare una soluzione accettabile. Quindi, di fatto, se noi riusciamo, e tutto si gioca qua ovviamente, nel definire quali sono questo concetto di appetibilità delle soluzioni, fatto questo un algoritmo greedy è molto semplice, nel senso che io in ogni istante ho dei passi possibili, no? Delle soluzioni possibili parziali, perché non sono ancora arrivato alla fine, e devo scegliere tra queste soluzioni possibili, su quale muovermi, qual è il prossimo passo che voglio fare. E costruisco la soluzione un pezzo alla volta. E ho tutte le mosse possibili e le considero in ordine decrescente di appetibilità. Prendiamo quella più appetibile e la metto dentro. La metto dentro alla soluzione,
senza aver mai fatto, qui non c'è una chiamata ricorsiva a Gridi stesso che dice provo a metterla, vedo cosa succede, poi la tolgo e ne provo un'altra. Una volta messa è messa per sempre. Quindi la complessità di questa cosa è tendenzialmente lineare, nel senso che uno dopo l'altro faccio un passo alla volta e poi arrivo alla fine. Se poi la fine è ho trovato l'ottimo, oppure la fine è mi sono incagliato a metà strada, lo scoprirò dopo. No? Questo è, se vogliamo, un caso limite in cui io conosco già a priori quali sono tutti i possibili componenti della soluzione. In realtà questi A1, A2, AN non li conosco tutti all'inizio, tutte le mosse possibili, ma li calcolo strada facendo, perché le mosse al prossimo passo normalmente dipendono da quelle che erano i passi precedenti che ho già fatto. Quindi nella realtà devo ogni volta ricalcolare, no? Le mosse prossime sulla base del percorso che ho fatto finora. Vediamo un esempio molto semplice di applicazione di questa idea, di questa tecnica. Cioè, pensiamo di voler costruire una macchinetta, no, che dà il resto. Quindi persone mettono delle monete dentro, prendono il caffè e sulla base della moneta che ho messo e del tipo di bevanda che ho scelto, la macchinetta mi deve dare il resto. E diciamo che è interesse di chi costruisce la macchinetta, di chi ogni mattina deve andare a ricaricare, diciamo così, le pile con le monetine, che la macchina eroghi il numero minimo di monete possibile. Cioè, il valore ovviamente deve essere quello giusto del resto. Però se questa macchina comincia a sputarmi tutto in 5 centesimi o in 10 centesimi, a parte che le persone si arrabbiano, no? Ma la colonna dei 5 centesimi o dei 10 si esaurisce subito, dopodiché la macchina a un certo punto non dà più resto. Allora, deve comparire la scritta non dà resto, quando in realtà hai le colonne piene di monete, tranne una, perché le hai date male, ne hai date troppe di un certo tipo e non le hai date nel modo più furbo. Allora, il problema lo astraiamo un pochino e diciamo, voglio trovare il numero minimo di monete come cambio, conoscendo un insieme di possibili valori della moneta. Fossero gli euro, le monete sono, forse l'1 e il 2 centesimi nelle macchinette non ci sono, sarà il 5, 10, 20, 50, 1 euro, 2 euro. Sono sei tipi di monete. No? Fossimo da altre parti, prendete negli Stati Uniti dove hai le monetine da 5, 10 centesimi, 25 e poi 1 dollaro. Non hanno il 50, non hanno il 20. Il che rende il problema più interessante perché è complicato no? Gli euro sono stati scelti molto meglio i tagli delle monetine per poter combinare nuovi valori, no? C'è un salto dal 10 al 25 che non è il multiplo di 10, tra l'altro, e poi si salta direttamente al dollaro. No, perdono, no. In realtà la moneta esiste di conio ma non circola, nella pratica si usa la banconota. Quindi, è un esempio. Abbiamo queste monete, ah scusate, dicevo, astraiamo, pensiamo che la disponibilità di ciascun tipo di moneta sia infinito, cioè non ci poniamo per il momento il problema di esaurire le file. Cerchiamo, perché l'algoritmo potrebbe essere più furbo, o il problema potrebbe essere più sofisticato. Se io vedo che una certa colonna di moneta sto per esaurirla, cerco di dare magari il resto in modo alternativo usando un numero di monete che non è il minimo, ma di cercare di consumarlo in modo più equilibrato, e quindi non esaurire, perché lì chiaramente mi fermo quando la prima si esaurisce. In questo caso non ci poniamo questo problema, diciamo, la disponibilità di ciascuna colonnina può essere illimitata, diciamo, e quindi il nostro obiettivo è molto semplificato, quello di dare il minimo numero di monete. Allora, se voi doveste dare 55 centesimi di resto, avendo questi tipi di monete incasellati, probabilmente non sceglieremo di dare 55 monete da un centesimo, ma 2,20, un 10, un 5. No? 20 più 20, 40, più 10, 50 e 5, 55. E come abbiamo ragionato? Se non ci siamo messi in testa un algoritmo ricorsivo,
fare tutte le possibili somme di questi 5 numeri fin quando non troviamo 55. Io ho preso la moneta da 20 e ho detto, ok, quante ce ne stanno monete da 20, 55? 2. E sono arrivato a 40. Mi mancano ancora 15 centesimi. Allora, 20 è troppo grande, prendo la moneta da 10. Una, due non ci stanno. Ne sono stati 5 centesimi. Ok, ho la moneta da 5 e ho risolto. Altre alternative sarebbero state una da 20, 3 da 10 e una da 5. Però in questo caso avrei avuto 1 più 3, 4 più 1, 5 monete, mentre prima ce l'ho fatta con 4. Quindi in questo caso questa strategia, che è una strategia greedy, ad ogni passo vado a vedere quanto resto devo ancora dare e scelgo la moneta più grande che sia ancora minore o uguale del resto che devo dare. Punto. È pienamente greedy come strategia. Ogni volta scelgo di dare una moneta di resto. E la scelgo con questo semplice criterio, la moneta più grande che ho, che sia ancora minore o uguale del resto che mi rimane da dare. Non le guardo neanche le altre. Quando ho deciso ne do due da 20, anzi in realtà avrei deciso ne do una da 20 e poi subito dopo mi accorgo, beh, ne do un'altra da 20, perché devo fare un passo alla volta, che dopo ci fosse 2, 1 oppure 3 oppure 7, non l'ho neanche guardato. Le ho, perché? Ma perché le ho ordinate secondo un criterio di utilità, no? Di appetibilità, la chiamavamo un secondo fa. Le ho ordinate dalla più grande alla più piccola, perché il mio criterio è cercare di dare prima le monete grandi delle piccole. Se posso ne do una grande anziché una piccola. Perché? Ma perché intuitivamente il mio obiettivo, cioè il mio ragionamento è se do monete più grandi, a parità di valore ne darò di meno. Che non dare monete più piccole. Questo è il buon senso, eh? Non è molto di più. Buon senso codificato in quello che abbiamo chiamato algoritmo greedy. Un passo alla volta, in ogni passo do la moneta che mi sembra che mi debba permettere di raggiungere il minimo no, ma un numero ridotto, limitato, forse il minimo, numero di monete per quel cambio possibile. In realtà questo problema è un problema che è risolubile in modo esatto, no? Tra l'altro questa è una soluzione esatta, è una soluzione ottima, non si può fare di meglio. Però qualunque macchinetta, qualunque programmatore di macchinette del caffè sa esattamente qual è il criterio per dare il cambio, no? Senza doversi fare algoritmi o altre cose, ma perché normalmente chi costruisce la macchinetta sa già quali sono i tagli di monete e quindi può a mano, diciamo così, definire un criterio che sia l'ottimo. Sconoscendo a priori quali sono i tagli di monete, mentre noi stiamo ipotizzando che ci viene data una lista di possibili valori e l'algoritmo deve lavorare con la lista che ha, quindi magari anche con dei valori di monete strani. Quindi, velocissimo, una moneta dopo l'altra, do il cambio, non faccio ricorsione, anche molto semplice da implementare, tutto sommato, una strategia di questo genere. In questo caso ci è andata bene, nel senso che abbiamo scelto il resto da dare in modo ottimo. 2 da 20, 1 da 10, 1 da 5. Di meglio vi sfido a provare a farlo. Non sempre però questa strategia greedy trova l'ottimo, anche in un problema semplice come questo. Pensiamo a una nazione immaginaria in cui le monete abbiano questi tagli. 6, 4, 1. E dobbiamo dare di resto 9. Allora, cosa farebbe il nostro algoritmo greedy? Le monete le ho già ordinate e quindi vedrebbe, allora, 9. Qual è la moneta più grande il cui valore è ancora minore o uguale di 9? 6. E do una moneta da 6. A questo punto cosa rimane da dare come resto? Ne rimangono 3. Qual è la moneta più grande, minore o uguale di 3? 1. E quindi il resto che darei sarebbe 6 e poi 3 monete da 1. In totale 4 monete. Mentre invece
per dare 9 di resto esiste una soluzione ottima, migliore di quella che abbiamo trovato con l'algoritmo greedy, che è questa sotto. Ne do 2 da 4 e 1 da 1. Questo capita quando, non sempre, ma specialmente quando i valori non sono multipli tra di loro. 6 non è un multiplo di 4 e quindi dare una moneta più grande non significa risparmiarne 2 più basse, no? A volte significa qui 6 è una volta e mezza 4, quindi non è sostituta di, non è una grande sostituta di 2 piccole. Ecco, questa soluzione qui un algoritmo greedy non me la trova. Dovrei dire la do da 6 a meno che dandola da 4 mi rimanga un resto più semplice da dare, da scomporre. Vai a formalizzarlo in generale un criterio del genere. Qualunque giornalaio o panettiere lo imparerebbe in mezza giornata. Ma il nostro algoritmo, per decidere se dare un 6 o un 4, dovrebbe pensare alle conseguenze della sua scelta. Allora, la differenza tra un algoritmo esaustivo e uno greedy è che l'algoritmo esaustivo considera sempre fino in fondo le conseguenze della sua scelta, nel senso che di fatto simula, ok, se scegliessi il 6 cosa succederebbe dopo, e se scegliessi il 4 cosa succederebbe dopo, fino in fondo, e poi può scegliere. L'algoritmo greedy invece è dietro un angolo, c'è un muro davanti, scelgo il 6 o il 4, devo decidere localmente senza fare il conto fino in fondo di che cosa farei dopo. Qual è meglio? Allora, il criterio semplice è do quella più grossa. Potremmo inventarci i criteri più complicati. Do quella più grossa a meno che il resto sia dispari. È una bufala, il resto dispari non mi dà nulla, no? In questo caso. Posso inventarmi un criterio anche complicato. L'unico requisito è che il criterio deve solamente guardare localmente, non deve fare il conto fino in fondo. Quindi facciamo attenzione che in scelte di questo genere ovviamente ci aspettiamo che l'algoritmo sia molto veloce, ma che trovi una soluzione subottima, non esattamente ottima. Come dicevo, questo è un problema di ottimizzazione, trova il minimo numero di monete. Quindi potrebbe essere accettabile dare un numero di monete che non è esattamente il minimo, in alcuni casi, beh, do una moneta in più, non muoio. Se fosse un problema di ricerca, in cui devo trovare una combinazione che mi dia il resto esatto, non sarebbe accettabile un algoritmo greedy che a volte non mi dà il resto esatto. No, io il resto lo voglio esatto. Se avessi una soluzione che mi dà come resto una da 6, una da 4, certo minimizza il numero di monete, ma mi dà un centesimo in più di resto. Non va bene, no? Oppure una da 6 e una da 1, dice accontentati, perché il mio padrone mi ha detto di dare poche monete, quindi io ho scelto di darne una da 6, una da 1 e basta, no? Queste sarebbero soluzioni, non soluzioni. In un problema di ricerca, un algoritmo greedy mi dà dei risultati che non sono accettabili, non sono soluzioni. Nella maggior parte dei casi non me ne faccio niente. Non ne faccio niente, oppure a volte, beh, vedremo, possono essere punti di partenza per poi migliorarli, ma non sicuramente il punto d'arrivo. Ecco, su questo spettro, da un lato abbiamo la ricorsione, cioè prima di fare un passo ragiono fino in fondo, e il greedy del tipo, ma guardo le strade e faccio il primo passo che mi piace, c'è un universo di algoritmi possibili. Tra cui quelli di cui voglio darvi un accenno, no? Quelli che vanno sotto il nome di ricerca locale. C'è una famiglia, tra cui il greedy ricade nella ricerca locale. Una famiglia di algoritmi, di tecniche proprio risolutive, ma proprio perché il greedy è troppo stupido, si fa ingannare troppo facilmente, cade in una trappola e da quella non ne esce più. L'esaustivo, ricorsivo, va bene, ma porta via troppo tempo. Allora, sono state pensate delle soluzioni che fossero applicabili e
in problemi di questo genere, che sono i problemi principalmente di ottimizzazione, in cui c'è una funzione di obiettivo chiara, ben definita, lo spazio di ricerca è molto ampio, magari non si conoscono algoritmi esatti, nel senso di algoritmi esatti non esaustivi, no? Cioè non si conosce una tecnica risolutiva costruttiva e non, che non abbia complessità esponenziale, e poi c'è questa frase sibillina che ho messo all'inizio, che è spiegata dall'ultima, tra virgolette, dice: ma lo spazio di ricerca magari ha una certa struttura che noi possiamo sfruttare in qualche modo. Cosa vuol dire struttura? Beh, è difficile da definire in modo preciso, perché sennò sapremmo risolvere tutti i problemi in modo più semplice. Immaginate di avere dietro di voi una macchinetta che contiene un generatore di numeri casuali. No? Questa macchinetta ha, che ne so, 10 bottoni, 10 pulsanti, e a seconda dell'ordine con cui li premete sputa fuori un numero. Ma dentro questo numero lo sputa fuori con un generatore di numeri casuali che in qualche modo viene pilotato dai pulsanti che premete. Non avete nessuna speranza di ottimizzare questo sistema, perché la relazione che c'è tra il pulsante che premete e il numero che salta fuori è mediata da un calcolo volutamente complicato, così quando calcolate una funzione di hash di un file, no? Chi fa firme digitali, tutta la parte della sicurezza si è basata proprio su quello. L'output è determinato in modo preciso, matematico, dall'input. Ma la funzione di trasferimento che calcola l'output a partire dall'input è il più ingarbugliata possibile, fatemi usare questo termine non scientifico. Per cui piccole variazioni nell'input producono una variazione nell'output che non è prevedibile. E quello è proprio lo scopo di questi sistemi. Allora, se ho sistemi di questo genere, non ho speranza. O conosco la chiave, o conosco la funzione, o conosco come è stato realizzato il sistema, o provo tutte le soluzioni. Fine. Immaginate di voler, se vogliamo vedere come problema, diciamo, di matematica, no? Di analisi 1, noi troviamo i massimi delle funzioni, ma le funzioni di solito sono belle tranquille, salgono e scendono, eccetera. Pensate di avere una funzione che invece salga, vada in alto e in basso in modo casuale. Il massimo lo trovi andando a guardare tutti i punti, cercando, ma non hai nessuna guida che ti dica il massimo lo trovo verso destra o verso sinistra, oppure in questa zona la ignoro perché sono sempre minore di zero. No, non c'è una regola. Quindi la possibilità di sfruttare gli algoritmi di ricerca locale, cioè che studiando il vicinato capiscono dove conviene andare, hanno senso solamente se, come c'è scritto nell'ultima riga, soluzioni simili hanno costo simile. Se una piccola modifica della soluzione porta a una, diciamo, piccola relativa modifica della sua funzione di costo. Noi facciamo sempre l'esempio dei trasporti, è così, nel senso che se io ho già un percorso definito, e a un certo punto una piccola modifica significa che ha una svolta, anziché gi a girare l'isolato in questo modo, a giro l'isolato nel modo opposto, nel modo inverso, il costo della soluzione non cambierà di molto il tempo di percorrenza. Magari migliora, magari peggiora, a seconda se il percorso di prima era più furbo o meno del percorso dopo. Oppure se scendo alla fermata dopo o alla fermata prima, sì, magari posso avere coincidenze più o meno fortunate, però non avrò una differenza radicale. Ho delle differenze che posso sfruttare proprio nella fase di miglioramento. Allora, dobbiamo avere dei problemi che abbiano queste caratteristiche, se no non abbiamo speranze, eh? Proprio non abbiamo speranze. Allora, ma se i problemi hanno queste caratteristiche, l'idea è quella di usare delle tecniche di miglioramento iterativo. Cioè, l'idea è, io
parto da una soluzione qualsiasi, magari anche parziale, la butto lì, magari con un grill o con, semplicemente estraendo a caso. Se parliamo di problemi di ottimizzazione, dicevamo la volta scorsa che i problemi di ottimizzazione di solito ammettono tantissime soluzioni, bisogna scegliere l'ottima, quindi si parte dall'idea che la difficoltà non sia trovare una soluzione ma trovare quella migliore, quindi generarne una deve essere facile. E poi, partendo da quella configurazione, considero varie possibili mosse e, a seconda della funzione obiettivo e della strategia di ricerca che uso, accetto o rifiuto queste mosse. E quindi da qua mi sposto un po' più in là, poi mi sposto un po' più in là, poi mi sposto un po' più in là e così via, diciamo così, fino a quando raggiungo un punto in cui, provando a fare varie mosse, non mi muovo più, non riesco più a migliorare. Allora lì ho trovato un ottimo locale. Oh, pardon. E mi fermo. A questo punto posso accontentarmi di questa soluzione, oppure, già che mi costa poco, già che è veloce, ne provo un'altra. Quindi casualmente parto da un'altra soluzione casuale, ne genero un'altra e riparto da lì a cercare di migliorarla. Miglioramenti locali, piccole variazioni, e ogni volta dico: se la variazione migliora la prendo, se peggiora vediamo. E poi la differenza da questi algoritmi sta tutto in questo vediamo. Visivamente può aiutare a pensare all'ottimizzazione in due dimensioni, no? Cioè pensiamo di avere che, pensiamo, immaginiamo che la funzione di costo sia fatta così, funzione obiettivo, e dice: qua sono partito, qui vediamo in 3D i due vermetti di prima, no? Sono partito da una soluzione iniziale e, cercando di ottimizzarla, di fatto il mio algoritmo di ricerca salito, ha trovato sempre soluzioni vicine, perché sul piano XY mi sposto di poco, e migliori, perché sull'asse delle Z aumenta. Fino a quando non arrivo qua, e capite che una volta che sono arrivato qua, massimo locale, ogni spostamento che provi a fare, piccolo spostamento, che provi a fare partendo da questo punto, mi troverà solamente delle soluzioni peggiori. Per cui a un certo punto qua mi fermo. Dopodiché chiudo gli occhi, ripunto il dito da un'altra parte, questa volta il dito l'ho puntato qui, e cercando di risalire trovo un massimo locale diverso, che in questo caso, se la prospettiva non mi inganna, sembra più alto di quello di prima. Però. E posso riprovare più volte. Adesso in realtà, se la funzione di ottimizzazione è questa, ho solamente due massimi locali, per cui tutti i vari punti di partenza convergeranno di solito o sull'uno o sull'altro. Okay. Allora, cosa mi serve per implementare un'idea di questo genere? Innanzitutto mi serve un meccanismo per muoversi tra una soluzione e l'altra. No? Quindi definire, data una soluzione, un certo insieme di mosse che trasformino questa soluzione in soluzioni simili. Simili strutturalmente, cioè senza spostarmi troppo. Se mi spostassi troppo, comincerei a saltare di qua, di là, dall'altra, e perderei la struttura del mio spazio di ricerca. Quindi devo fare delle mosse, tra virgolette, piccole, no? Nel cosiddetto vicinato di una soluzione. Quindi ho una soluzione e cerco tra le soluzioni vicine. Di solito queste mosse sono basate su una piccola variazione, no? Sulla codifica della soluzione. La soluzione può essere una stringa, può essere un vettore, può essere una lista, può essere che mi rappresenta qual è la soluzione corrente, cambio un elemento, scambio di posto due elementi, incremento un valore, decremento un valore, piccole variazioni, che riusciamo a visualizzarci come piccoli spostamenti in questo spazio di ricerca. No? E ovviamente, data una soluzione, di piccole variazioni, perturbazioni, diciamo, mutazioni di questa soluzione, ce ne saranno tante. E quindi l'insieme di tutte le possibili piccole variazioni di una soluzione costituisce il vicinato, l'insieme delle soluzioni simili, vicine a quella attuale. Ad esempio, se noi stiamo pensando al problema del commesso viaggiatore, cioè trovare un percorso hamiltoniano di costo minimo in un grafo completo, il commesso viaggiatore classico lavora su un grafo completo.
Quindi il problema non è trovare un percorso hamiltoniano, come potrebbe essere invece il nostro maledetto Tour del Cavaliere, in cui il problema è trovare il percorso, o problema di ricerca. Come sollevatore, classicamente, è un problema di ottimizzazione, puro, nel senso che il grafo è completo, per cui qualunque sequenza di vertici ordinata, qualunque permutazione dell'insieme di vertici, è un cammino hamiltoniano. Punto, perché il grafo è completo, posso sempre costruire un percorso. Il problema è trovare quello di costo minimo. Allora, questo dice, una strategia, mi spiace che forse non sono troppo visibili i segmenti, una strategia, se io ho questo percorso, che avrà un certo costo, no? La somma dei pesi degli archi AB più BC più CD più DE, eccetera, eccetera. Allora, proviamo a perturbare leggermente. Allora, un modo per perturbare è scegliere due archi, che ne so, l'arco AB e l'arco EF, staccarli, vedete qua sotto, vedete oppure non vedete, ma qui l'arco AB manca, l'arco EF manca, li ho tolti, e nella figura sottostante li ho ricollegati al contrario, nel senso che anziché AB ho fatto AE, e anziché EF ho fatto BF. Quindi di fatto ho scambiato in certo senso tra di loro il punto d'arrivo dell'arco AB col punto d'arrivo dell'arco FE. Quindi da A anziché andare verso B vado da A ad E e da F anziché andare verso E vado verso B. Ho scelto due archi e li ho incrociati. Adesso lasciate perdere che questo sembra più brutto. Questo sotto, se veramente le posizioni delle città sono queste, questo è peggiore come percorso. Vabbè, ma perché eravamo già partiti da uno che su questo grafo mi sembra che sia l'ottimo, no? Ma l'idea è che ho preso una soluzione possibile, non ottima, e ho provato a modificarla. Non ho detto migliorarla, modificarla. Poi dopo vado a vedere se a valle della modifica l'ho migliorata o l'ho peggiorata. Ma innanzitutto devo definire l'insieme di tutte le possibili modifiche che posso fare, che non è l'esplorazione esaustiva di tutte le soluzioni, ma un'esplorazione o l'insieme delle soluzioni vicine a questa. È un criterio, in questo caso il criterio normalmente si chiama two-opt, cioè scambio due. Cioè, cercate in letteratura, two-opt è il nome che hanno dato a questa tecnica, no? Quando ho un ciclo oppure un percorso, un modo per modificarlo leggermente è scambiare due archi, incrociare tra di loro due archi. Allora, quanti two opt possibili ci sono su questo? Ce ne sono parecchi, perché posso scegliere qualunque coppia di archi, e quindi se qui avevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archi, ne avrò 7 per 8 diviso 2, quindi 28 coppie di archi possibili da scegliere. E poi ho ancora un grado di arbitrarietà nel modo in cui li posso ricollegare, nel senso che io so che A lo devo ricollegare da un'altra parte. Ah no, 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 scusate. Non ho arbitrarietà, nel senso che una volta che ho scelto i due archi, è vero che ho scollegato EF, ma A non lo potrò collegare a F e B con E, perché mi creerebbe un grafo sconnesso. L'unico modo è collegare A con E e B con F. Quindi in questo caso avrei per ogni configurazione, abbiamo detto 28 altri vicini, 28 altri cicli ottenibili scambiando tra di loro due archi. No, 28 è un vicinato che è molto più piccolo che non 8 fattoriale, che è il numero di possibili cicli hamiltoniani in questo grafo, dove 8 è il numero di vertici. E allora potrei pensare che questi sono. Questo è un tipo di vicinato. Volendo potremmo avere un vicinato più complesso. Che so, stacco tre archi anziché due e li ricollego in modo diverso. È come se una persona volesse esplorare uno spazio ma avesse le gambe più lunghe. Quindi ogni singolo passo che fa è più lungo rispetto al passo che fa un'altra persona. E beh, se il passo è più lungo vuol dire anche che tu avrai più passi possibili, più direzioni possibili, più scelte possibili. Tra l'altro questo qua è più complesso, il triopt, perché stacco tre archi, 1, 2, 3, e li
arbitrarietà nel fatto che una volta che ho staccato BC, ecco, BC lo attacco al posto di F o lo attacco al posto di AH? Posso scegliere, no? I vari modi di combinarlo. Tanto solo per dire che la scelta del vicinato non è automatica, non è obbligata. Come mi definisco il vicinato me lo invento io, me lo scelgo io. Può essere più o meno complicato, più o meno semplice. Fa parte della costruzione dell'algoritmo. Allora, definito un problema, definita una funzione di costo e definito un metodo per generare i vicini, quindi una forma del vicinato, quali sono possibili algoritmi? Allora, il più semplice è quello che prende il nome di climbing. Il climbing è facilissimo da visualizzare. Voi pensate di essere in montagna o in collina, in un certo punto, un elicottero vi ha paracadutato in un certo punto, bendati, che non conoscete. Siete bendati, siete in un posto collinoso o montagnoso e dovete trovare una vetta. Dovete salire sulla punta di un cocuzzolo per essere visti e portati in salvo, ma siete bendati. Quindi non potete vedere, ah, là c'è la vetta più alta. E allora cosa fate? Siete bendati, provate a fare un passo di qua, cercate di capire da che parte sale, no, questa montagna. Se sale di qui o se sale di là. Quindi fate un giro intorno e cercate di prendere la direzione in cui il gradiente sia massimo. No? Infatti alcune volte questo algoritmo prende anche il nome di metodo del gradiente. Cioè trovare tra i passi vicini possibili quello di maggiore incremento e farlo. Dopodiché, una volta che ho fatto il passo, vado a cercare tra i miei vicini, a sua volta, quello che mi dà il maggiore incremento. Beh, sicuramente non tornerò indietro, perché se prima ho incrementato, tornare indietro significa decrementare, fare un altro passo in un'altra direzione. E così via. Smetto di crescere solamente quando mi trovo effettivamente su un cocuzzolo. Che sia la vetta della montagna, o che sia semplicemente un masso che c'è lì vicino, su cui sono salito, che è alto 1,20 m, e poi mi fermo lì, non lo posso sapere. O meglio, quando anche fossi sul masso alto 1,20 m, non so, non ho modo, sono bendato, non ho modo di sapere se c'è altro intorno di più alto. Per farlo, per esplorarlo, dovrei scendere e poi risalire da un'altra parte, sperando che ci sia un'altra parte su cui si risale meglio. L'hill climbing non prende questi rischi. Se tutte le mosse che faccio a un certo punto peggiorano la funzione obiettivo, mi fermo. Detto, vabbè, questo è un massimo locale. Massimo locale rispetto al tipo di vicinato. Che il tipo di vicinato era un singolo passo. Se io avessi un vicinato più ampio, magari quello che prima era un massimo locale per questo vicinato, mi sblocco, posso uscire, perché magari riesco a fare un passo più lungo e vado magari sul masso un po' più in là, che era alto 1,30 m, e poi da lì chissà c'è un gradiente che mi porta su. Non lo so. Siamo bendati, questi sono algoritmi gridi, o poco più che gridi, no? Vabbè, questo qua è lo pseudocodice, ma penso che l'idea sia abbastanza semplice, no? Nel senso che ho da una certa posizione, starting configuration, ho una certa serie di mosse, le valuto tutte, oppure un sottoinsieme, e queste mosse sono le mosse nel vicinato. Le valuto tutte o un sottoinsieme e prendo quella massima. Se tutte le mosse peggiorano quella attuale, mi fermo. Se ce n'è almeno una che migliora, prendo quella che mi dà il miglioramento massimo. Faccio la mossa e vado avanti. Quindi è iterativa questa cosa, non è ricorsiva. È chiaro che l'algoritmo è tanto più furbo quanto più è furba la funzione di valutazione e quanto meglio definito rispetto al problema che voglio ottimizzare il vicinato, cioè la generazione delle mosse prossime. Anche questa è una soluzione semplice, tutto dipende da come definisco bene le mosse, da quanto, diciamo, la scelta del vicinato è furba. Vabbè, poi l'ultima riga di questa slide ci dice che a volte, visto che dove sta
La complessità non è mai esponenziale, ma è il più polinomiale, perché ho un algoritmo lineare, che è questo ciclo while, e poi c'è un calcolo che è la valutazione della bontà delle mosse possibili, che magari può avere una sua complessità intrinseca, no? Magari lineare, magari quadratico, dipende da che funzione, il calcolo della funzione obiettiva non sempre costa zero, no? In alcuni casi, quando il calcolo della funzione obiettivo può essere pesante, potrei forse sfruttare, dipende dai casi, il fatto che le soluzioni di cui sto valutando la funzione obiettivo siano, per costruzione, molto simili alla soluzione che avevo un attimo fa e di cui conosco già la soluzione obiettivo. Allora, sempre facendo l'esempio dei percorsi, no? Decido di girare intorno a un isolato in un modo diverso. Ok, io per sapere la lunghezza di un percorso, magari di 1000 km, quando ho cambiato una svolta un isolato, non devo necessariamente ricalcolarmi tutto il percorso dall'inizio alla fine. Basta che prenda quello vecchio, sottragga le strade che facevo e sommi le strade nuove, solamente nella parte che ho cambiato. Perché la modifica, la differenza è sempre è per costruzione, no? Su una parte piccola della soluzione. Dipende dai casi, questo è difficile chiaramente fare il ragionamento in generale. Però può darsi che appunto il calcolo della funzione di valutazione, della funzione obiettivo delle mosse possibili sia ottenibile solamente per confronto, o più semplicemente per confronto con la mossa precedente. Cioè, nel mio esempio della collina bendato, non mi interessa sapere a quanti metri sono, ma di quanto mi sposto rispetto a quello di prima. Quindi non mi serve neanche la vera funzione obiettivo. Mi serve solamente una stima il più affidabile possibile della variazione che avrebbe il valore della funzione obiettivo. Quindi qua di scorciatoie e di ottimizzazioni possibili, no, ce ne possono immaginare tante. Ovviamente questo è un algoritmo abbastanza stupido. Fa parte della famiglia di quei grid alla fine, perché una volta che ha fatto un passo non torna più indietro e non prende rischi, non rischia di scendere sperando di risalire meglio, no? Per cui, se io parto da qua, se mi catapultano qui, io il meglio che riesco a trovare è questo, punto. Quindi questo è uno dei problemi di questo approccio. Rimanere intrappolato in un minimo locale, un massimo locale, in un estremo locale, lontano dall'ottimo. Oppure altri problemi, piatto. Cioè, se magari ho molte montagne, ma il punto in cui vengo paracadutato è un altopiano, io non ho guide. Se è tutto piatto intorno a me, non so se conviene andare di qua, non ho nessun criterio, perdo il criterio di orientamento. Poi magari dopo, andando in una certa direzione, prima o poi sale. Però dovrei fare una scelta, se io fossi la persona che è stata abbandonata lì, dico, beh, qui intorno è tutto piatto, cosa faccio? Ah, cambio strategia. Cambio strategia vuol dire, vabbè, allora vado, scelgo una direzione e prendo quella. Prima o poi cambierà la pendenza. Ma è una strategia diversa. Qui non c'è nell'inclimber nulla che mi dica che la scelta della prossima mossa dipende dalla mossa precedente che ho fatto. Cioè, andare nella stessa direzione vuol dire questo. Vuol dire pianificare in anticipo più mosse, o alternativamente scegliere la propria mossa anche sulla base della storia delle mosse recenti. L'e-climber non è abbastanza furbo per fare questi ragionamenti. Per cui quando si trova intrappolato sta lì fermo, quando si trova in una parte dello spazio delle soluzioni in cui la funzione di costo è piatta, gira a caso sulla base di piccole fluttuazioni di questa funzione. Oppure, ma quest'ultima c'è poco da fare, no? Il famoso ago nel pagliaio, in cui hai una funzione di costo più o meno che ondula, tu ti muovi e poi a un certo punto là c'è un picco altissimo, strettissimo. Però lì o sei fortunato che ti paracadutano proprio vicino sul versante di quel picco, se no non lo troverai mai. Non potendolo vedere da lontano, questo, se vogliamo, è il problema comune a tutti. Vabbè, questa è la prima idea. Lì su questo si può elaborare tantissimo. Ad esempio, si può
accettare la prima mossa. Allora, ricordiamoci, siamo su una posizione, stiamo valutando il vicinato. Il vicinato è fatto, supponiamo, delle 28 mosse possibili. Allora, io potrei decidere che appena trovo una mossa che migliora la mia situazione attuale, mi sposto. A parte l'inizio, appena stato paracadutato, probabilmente sarà facile trovare mosse che migliorano, perché sono in un punto casuale. Ma quando comincio a avvicinarmi al minimo locale, statisticamente è maggiore il numero di mosse che mi fa peggiorare rispetto al numero di mosse che mi fa migliorare. Per cui nella fase finale della ricerca uno potrebbe dire, ma se ne trovo, appena ne trovo una che fa migliorare, magari il vicinato è molto ampio, quindi prima di esplorarlo tutto, se ho trovato un miglioramento, portiamocelo a casa questo miglioramento, spostiamoci. E poi ricominciamo ovviamente da capo col nuovo vicinato, del punto in cui mi sono spostato. Oppure l'alternativa è, no, io voglio prima analizzare tutto il mio vicinato, così posso, quando farò il passo, fare quello migliore rispetto al vicinato corrente. Sono due strategie diverse, in alcuni casi va meglio una, in altri va meglio l'altra, dipende ovviamente dai casi. Oppure, come sempre, c'è la via di mezzo. Sì, io prendo il primo miglioramento, purché questo miglioramento sia almeno dell'1%. Quindi il primo miglioramento, se il miglioramento fosse trascurabile, 0,01%, ma sì, ma non importa, andiamo a cercare degli altri, no? Quindi do una soglia minima all'entità del miglioramento che accetto appena lo trovo. Ovviamente se non trovo nessun miglioramento maggiore di questa soglia, quando avrò finito di esplorare il vicinato, farò comunque la mossa migliore che ho, anche se è inferiore alla soglia. Però se c'è un miglioramento notevole, lo faccio subito, anche prima di esaurire l'esplorazione del vicinato. Ma questo, se vogliamo, sono varianti, no? Se ne possono inventare centinaia di varianti. Mi avvicinato, scelgo 4 vicini, scelgo il migliore tra questi 4, no? Anziché esplorarlo tutto. Di caso in caso si cerca di trovare il giusto compromesso tra quanti vicini esploro e quanto, diciamo, sono sicuro di fare un passo, diciamo così, positivo. Vabbè, lasciamo perdere l'esempio. Questo è un esempio di una funzione, cioè in realtà è un problema molto astratto del tipo... Immaginiamo di avere, vabbè, ragioniamoci, un problema astratto che dice tu hai una serie di bit e hai una macchinetta di 3 bit in questo caso, in cui metti dentro questi 3 bit e ti tira fuori un valore che è il valore di una funzione obiettivo, che è qui chiamata fitness. In questo caso, apposta, il problema è talmente astratto, ripulito, che non sappiamo neanche cosa sia, non sappiamo neanche cosa stiamo ottimizzando. Il bello della ricerca locale è un po' questo, no? Che ha dei metodi, dei meccanismi di funzionamento che prescindono abbastanza dal problema, o meglio, il problema è nascosto dentro il calcolo della funzione obiettivo. Per cui ti dicono, tu sei arrivato qua, nella posizione 111, e il tuo valore attuale è 10. Quali sono le tue mosse possibili? Ma se ho un problema la cui codifica sono 3 bit, io posso pensare che il vicinato sia definito cambia un bit. E quindi dalla posizione 111 ho 3 vicini possibili. Cambia il primo bit, cambia il secondo bit, cambia il terzo bit. E allora i 3 vicini possibili sono questi, 011, 101, 110. Sono soluzioni alternative. Cosa mi codificano queste? Non lo so. Insiemi di vertici, colori. Non mi importa. Ho giocato piccole variazioni su una soluzione che avevo, che aveva una certa bontà, una certa funzione obiettivo, e ho generato soluzioni simili. A questo punto metto nella macchinetta del calcolo della funzione obiettivo queste 3 soluzioni e mi danno questi 3 valori, 12, 25, in quest'ordine, perché il vicinato l'ho definito in quest'ordine. Allora, nell'algoritmo di primo miglioramento troverei il 12 e deciderei vado subito qua,
In un algoritmo di miglioramento, scusate il gioco di parole una volta che è tradotto in italiano, li guarderei tutti e tre e sceglierei il 20, quindi andrei su 101. Da notare che nel primo caso sono più veloce, perché dell'intero vicinato ho valutato solo una soluzione e non tutte e tre. Nel secondo caso, vabbè, in questo caso sono stato fortunato, ho trovato una soluzione migliore. Notiamo anche che questa soluzione e quest'altra non sono tra di loro vicine, cioè non hanno un solo bit di differenza l'una dall'altra. Quindi una volta che sono su questa da 12, non è detto che riesca a tornare su quella da 20. Non è che dico, vabbè, al passo dopo lo faccio. L'idea della collina è troppo morbida, perché dice, vabbè, se io non vado esattamente nella direzione, ma vado comunque verso la salita, al passo dopo magari posso recuperare sempre. Non è detto, no? Che la mia funzione di vicinato sia fatta così. Perché tra 0,1,1 e 1,0,1, se volessi passare, beh, o passo da 1,1,1, ma non ci passerei mai, non tornerei mai indietro su 1,1,1 una volta che sono su 0,1,1. Perché da 12, perché mai dovrei tornare a 10 come funzione obiettivo? L'unica speranza che avrei per ritrovare questo 20 è trovare un altro vicino comune che abbia un valore intermedio tra 12 e 20. Un altro vicino comune potrebbe essere 0,01, ad esempio. Se 0,01 avesse come valore 15, allora magari da 12 passo a 0,01, 15. E 1,01 è a sua volta un vicino di 0,01. E quindi dal 15 potrei passare al 20, forse. Dipende da quanto è regolare, no? La forma della funzione obiettivo e il tipo di passo che scelgo nel fare il vicinato. Più sono piccoli passi, più sono regolare diciamo, la funzione che sto ottimizzando, meno è importante fare la scelta giusta, perché tanto la recupero dopo. Se invece una scelta mi porta in un luogo da cui è difficile ritornare, è più importante spendere più tempo nel fare il singolo passo che non nel cercare di andare avanti. Ok, varianti su questo, o meglio altri tipi di algoritmi che condividono più o meno l'idea di partenza. Beh, la prima cosa è quella del fatto che una volta che sono arrivato, l'avevamo già citato prima, al massimo locale, l'unico modo posso avere per cercare di ottenere qualcosa di meglio è ricominciare da capo. No, farmi riparacadutare in un luogo diverso. E questo si chiama random restart come tecnica, cioè ho un hill climber che cerca di ottimizzare una funzione, quando trova il massimo, ok, salviamoci sto massimo, magari non ne trovo di meglio, ma se ho ancora del tempo a disposizione, posso riprovare a partire da una soluzione, da un punto di partenza diverso. Magari ritrovo lo stesso massimo locale, magari ne trovo uno diverso. È chiaro che a quel punto devo avere un criterio per dire quante volte faccio il restart, no? Ma questo dipende normalmente dal tempo di elaborazione che sono disposto a spenderci. Infatti la condizione non ti dice finché non ho trovato la soluzione ottima, perché non saprò mai se una soluzione è ottima o migliorabile. Finché non ne ho abbastanza, finché non. Vabbè, dico, vabbè, adesso smetto. Ho fatto 30 tentativi, ne ho fatti 100, ho speso mezz'ora di CPU, ho un criterio di terminazione che non dipende dalla qualità della soluzione. Perché la qualità della soluzione non ho modo no, confrontarla con l'ottimo massimo. Ecco, poi ci sono, ma ne accenno solo brevemente, delle tecniche che si basano su questa e cercano di migliorarla. Ma c'è tutto, se vogliamo, una branca degli algoritmi di ricerca locale che cercano di migliorare e cercano di estrarre il meglio, no? Da queste tecniche, tutto sommato, semplici, veloci, che hanno l'unico difetto che magari mi danno una soluzione che fa schifo. Mi danno una soluzione il cui costo è molto lontano dall'ottimo. Allora, e quasi tutte queste tecniche cercano di ovviare al difetto principale dell'hill climbing, che è quello di non accettare mai di fare un passo in discesa. Questo
Questa è la sua natura dell'hill climber, lui deve andare in salita. Quando poi in realtà in alcuni casi magari accettare un passo in discesa ti può servire per trovare una salita più proficua dopo, ma non lo sai. Allora, devi avere una tattica, una strategia per gestire queste cose, no? Allora, uno, ma come dico, è un esempio di tanti, che si trova in giro, poi hanno spesso questi algoritmi dei nomi abbastanza fantasiosi, no? Perché visto che sono alla fine algoritmi molto euristici, no? Di buon senso, di cercare di mettere dentro conoscenza o intuizione, quindi è difficile che abbiano spesso una matematica dietro che dice questo è migliore dell'altro. E allora molto, molto spesso questo tipo di algoritmi si aggrappano a analogie con fenomeni naturali, ad esempio. Questo che, di cui voglio raccontare un attimo è il cosiddetto simulated annealing. L'annealing è un processo, è una fase di un processo di cristallizzazione. Cioè, voi immaginate di avere, perché in natura i processi di ottimizzazione ci sono tantissimi. Voi avete un liquido che fate raffreddare, no? E questo passa alla fase solida. Passando alla fase solida, alcuni materiali di fatto si dispongono in modo cristallino, cioè creano dei cristalli. Come fanno le molecole a sapere dove devono andare? Perché se la forma del cristallo è di un certo tipo, lì deve esserci una molecola. La forma del cristallo è tale da minimizzare l'energia di legame della forma solida, e va bene detto così, ma poi la singola molecola deve sapere se va ad andare di qua o andare di là. Non lo può sapere, non c'è nessuno che glielo dice. Allora, è la termodinamica che fa questo lavoro, nel senso che finché la sostanza è liquida, le molecole hanno un grado di movimento maggiore. Man mano che la temperatura si abbassa, il grado di movimento delle molecole è minore. Okay? Allora, cosa succede? Che le molecole si muovono in modo casuale finché la temperatura è alta, e poi si muovono sempre di meno finché la temperatura è bassa. La gradualità del raffreddamento fa sì che quando una molecola si comincia a, diciamo così, sentirsi un po' intrappolata, va a trovarsi la nicchia in cui cade, diciamo, dentro su energia minima. Se voi raffreddate di colpo, non si formano i cristalli. Se voi raffreddate gradualmente, o lasciate depositare gradualmente, allora ognuno ha tempo di trovare il punto in cui dice, ah, io qua mi trovo bene. Potrei ancora rischiare di scappare per agitazione termica, e vabbè, ma poi quando la temperatura si abbassa, una volta che ho trovato un punto, è difficile che io mi allontani, una volta che ho trovato il punto definitivo. E questo fa l'algoritmo simulated annealing. Dice, parte da una soluzione casuale, scegli una soluzione nel vicinato, e calcola il valore di costo della soluzione del vicinato. Qui la chiama energia, eh? Sempre per andare su questa analogia. Se questa soluzione è migliore, bene, mi sposto. E qui c'ho l'anima dell'hill climber dentro. Ho trovato una cosa migliore, non facciamola perdere, non lasciamola andare. Spostiamoci. La differenza è qua. Se però la soluzione è peggiore, quindi ci consuma più energia, magari l'accetto lo stesso, con una certa probabilità. Quindi se ho una mossa che migliora, l'accetto. Se ho una mossa che peggiora, tiro la monetina. E a seconda che venga testa o croce, decido di accettarla o no. Questa monetina però non è una monetina 50%, 50% testa, 50% croce, ma è una monetina che la cui probabilità di dirmi accetta un peggioramento diminuisce al diminuire, al passare del tempo, diciamo. Quindi all'inizio mi dice accetta con una probabilità magari del 50%, poi dopo del 40%, poi dopo del 30%, poi dopo del 20%, quindi più vado avanti nelle fasi finali della ricerca, più mi avvicino all'hill climber, cioè sarà sempre più difficile man mano che vado avanti accettare dei peggioramenti. E quindi cerco di perfezionare la soluzione attuale. Nelle fasi iniziali invece la facilità di accettare dei peggioramenti è elevata, e quindi di fatto vado a esplorare spazi più ampi del mio spazio di ricerca, anche scendendo, magari poi risalgo dall'alta, poi ridiscendo, potendomi muovere più liberamente.
E poi a un certo punto la temperatura scende, no? Il tempo passa, la percentuale, la probabilità di accettazione di peggioramenti si riduce e io da un certo punto in poi mi troverò confinato sul massimo locale in cui mi trovo. Quindi cerca di in un framework unico di combinare un'esplorazione più o meno ampia dello spazio di ricerca con un affinamento a ricerca locale nei fasi finali. E, vabbè, questo... Di solito si ragiona così, nel senso che se questa è la probabilità di accettazione di una soluzione, se il delta di energia, cioè il miglioramento della soluzione, è positivo, io l'accetto di sicuro. Se è negativo, ho una certa distribuzione di probabilità che mi dice se accettarlo o no. Miglioramenti, ovviamente questa probabilità, adesso io ho fatto l'esempio della monetina, in cui accetto o non accetto dipende solamente dal fattore caso. In realtà potrei avere una probabilità, come sia quasi sempre, una probabilità di accettazione che dipende da quanto peggiora la soluzione. Se la peggiora del 5% è più probabile accettarla, mi conviene, che non se la peggiora del 90%. Dico, vabbè, proprio lì non vado, dai. Oppure ci vado con una probabilità più bassa. Allora, di solito spesso si usa la distribuzione di Boltzmann e alla meno KT, che ha più o meno questa forma, che dice, se ho un peggioramento, qual è la probabilità di accettare questo peggioramento? Più è grande il peggioramento, più sarà bassa la probabilità di accettarlo. E poi l'effetto di abbassare la temperatura fa sì che questa curva di probabilità via via si schiacci sul terzo quadrante, sul secondo quadrante, questa è una temperatura molto bassa, quindi più si abbassa la temperatura più è vicino a un gradino questa distribuzione. E il gradino è il climber, non accetto peggioramenti, sì accetto miglioramenti. Quindi lo spazio per il peggioramento diventa sempre più piccolo, quest'area qua indica la probabilità, no? La frequenza con cui accetterò peggioramenti. Questa è una tecnica, una variante, tanto per dirvi, guardate che su questi algoritmi di ricerca locale c'è un intero universo. Alcune volte funzionano, richiedono in termini di tempo di elaborazione, sono tutti algoritmi iterativi, no? Diciamo, siamo nella categoria degli algoritmi iterativi, dove la maggior parte del tempo la spendo a scegliere un vicino, come anche nell'inclimber, devo esplorare questo vicinato e a calcolare la funzione di costo. Non faccio ricorsione, non devo fare cose più complicate. Allora, cercheremo poi di magari prendere qualche problema di esempio e affrontarlo con queste varie tecniche, vedendo dove arriviamo. Va bene. No, volevo solo porvi una domanda, così ci pensate quando lo riprendiamo. Nel nostro tool del cavaliere, se volessimo costruire una soluzione o greedy o branch and bound, ma alla fine la parte iniziale del ragionamento è lo stesso perché dipende solamente se scelgo una mossa o se le provo tutte. Immaginatevi di aver fatto una parte del percorso. Mezza scacchiera, l'avete già girata e avete le 8 mosse successive, anzi 7 perché una da quella da cui provenivo non vale. Con che criterio scegliereste una o l'altra? O quindi quale vi potrebbe sembrare più promettente? E la seconda domanda è quale magari scartereste a priori perché vi porta in una zona della scacchiera che non vi piace. Non è facile, il problema del cavallo è un problema fetente, perché è molto difficile da visualizzare. Però per provare ad affrontarlo col branch and bound dovremo partire da queste due domande. Delle mie mosse possibili, future, quali sono più promettenti e quali sono da scartare a priori. Ci proveremo. Grazie.